Ultimi ritocchi per il trampolino di snowboard, grande novità ed attrazione di Ski Pass 98. Inaugurata questa mattina, la rassegna internazionale di turismo e sport invernali traguarda quest'anno la sua quinta edizione. Come sempre in primo piano le offerte turistiche italiane e straniere, Appennini compresi. La regione Emilia-Romagna presenta le sue novità attraverso le proposte di tutte le stazioni dal Corno a Sestola a Cerreto Laghi. Particolarmente frequentato il padiglione del Canada con le possenti motoslitte in bella evidenza per un'offerta di ben 65.000 chilometri di piste attrezzate. Ogni giorno fino alla chiusura di domenica un calendario denso di manifestazioni dalle gare di fondo per il Memorial Biondini alle corse dei cani da slitta alle arrampicate in parete. Atteso per domenica mattina anche Alberto Tomba, protagonista di un racconto a fumetti. E Modena cosa chiede a Ski Pass? Modena chiede a Ski Pass di continuare così, di migliorare ancora, perché credo questo sia anche importante per noi, è uno stimolo per le nostre stazioni invernali, per la nostra offerta turistica, perché qui ci si confronta anche con le altre stazioni più importanti d'Italia e non solo d'Italia e Europa.